è una gioia immensa, non so veramente, mi stanno passando mille emozioni per la testa. Avrò il mio nome in quell'Albo d'Oro, non mi sembra vero veramente. È un commento carico di emozione quello di Niccolò Cherici Mascagni, capitano di Porta Crucifera, dopo la vittoria della 129esima giostra del Saracino. Un'edizione, quella disputata sabato 20 giugno, che non ha rispettato i pronostici, portando alla ribalta un quartiere storicamente abituato alla vittoria che non arricchiva la propria rastrelliera dal 4 settembre 2011. Quando ho visto, devo dire, gli occhi sia di Filippo che di Alessandro qua dietro le logge, dopo la prima carriera di Santo Spirito di Sant'Andrea, avevano veramente, sembra una frase fatta, ma avevano veramente gli occhi della tigre. Erano veramente due ragazzi vogliosi di riscatto, soprattutto Alessandro, che ha cancellato qualsiasi dubbio potesse essere sorto dopo la sfortunata edizione dell'anno scorso. Così Cherici Mascagni elogia i suoi giostratori, capaci di valutare, in base all'andamento della piazza, la migliore strategia da scegliere. Nulla da fare per i favoriti, i grandi rivali, che nelle ultime giostre si erano imposti anche in virtù del raggiungimento di un livello tecnico superiore. Sottotono la Colombina non solo dal punto di vista dei risultati, ma anche, come ha sottolineato il rettore Ezio Gori, per quanto riguarda l'approccio alla giostra. In casa giallo-blu si torna a lavorare, dopotutto i ragazzi terribili avevano vinto 4 delle ultime 6 edizioni corse e questo, anche se ogni quartiere spera sempre di vincere, può rendere più facile lasciarsi alle spalle una giostra in ombra. Due ottime carriere per Cherici e Vedovini, ma stavolta il 5 non è uscito dalle lance della rodata coppia bianco-verde. Un esordio da ricordare per Vernacini e Carboni, anche se non paragonabili a quello del cruciferino Filippo Fardelli. I due debuttanti giallo-cremisi hanno confermato le loro ottime potenzialità anche da titolari, dopo quanto mostrato negli anni passati come seconde linee. Nonostante l'appuntamento con la vittoria per la Chimera sia stato rimandato ancora una volta, non accenna a diminuire il sostegno e la passione di tutti i quartieristi. A breve tutti pronti a tornare sui campi di addestramento per preparare la giostra di settembre, la numero 130, mentre il prossimo 4 luglio Porta Crucifera è pronta ad organizzare la cena della vittoria.